un'atmosfera davvero da finale. E se Giancarlo Tomassetti dalla regia può nuovamente mostrarci gli schieramenti che Zaccheroni e Malesani hanno preparato per questo primo appuntamento ufficiale della stagione. Questo è il Milan, in pratica vediamo sulla corsia di destra Helweg che rileva Ba, se facciamo riferimento alla partita con la Juventus c'è anche Guli, cambia in effetti gli esterni Zaccheroni e poi dietro Ngoti, Costacurta e Maldini con il giovane Sala, uno tra i protagonisti dello scudetto dello scorso anno, in panchina. Zaccheroni ha detto siamo in 28, giocano in 11, per cui carica per tutti, cioè tutti devono essere in grado di farsi trovare pronti. Ci deve essere sana competizione in uno spogliatoio importante, credo che questa sia una delle molle, la molla forse più importante per i giocatori. Un allenatore deve essere capace di saper scegliere, deve fare le cose con grande saggezza, deve essere chiaro con tutti, coerente, ma indubbiamente deve andare avanti con le proprie idee. Quali sono le qualità che apprezzi di più in Zaccheroni e Malesani? Ma sono due allenatori di grandissimo livello, due ragazzi giovani che stanno facendo molto bene, direi che la loro capacità sia tecnica, saper leggere la gara, la capacità di dare alla squadra un gioco e una mentalità forse sono le cose più importanti, perché alla base di tutto poi schieramenti, sistemi di gioco 3-4-3, 4-4-2, ma ci vuole una mentalità vincente, una mentalità offensiva che questi due allenatori hanno. Andriy Shevchenko dalla Dinamo Kiev per 45 miliardi al Milan, un giocatore che è quasi gemello di Ronaldo perché sono nati entrambi nel 76, fine settembre, è un giocatore che è considerato forse colui che può dare, può fare il crack per quanto riguarda il Milan. Sicuramente sì, ma bisogna lasciare che questo ragazzo si ambiente, viene da un paese lontano, da un paese diverso, da un paese povero, noi lo conosciamo in parte Marco, che ci siamo stati insieme in Ucraina, e quindi deve avere la possibilità di ambientarsi, le qualità le ha. Intanto Francesco sono partiti, ecco l'Assisi, il lungo lancio, la profondità per il tentativo di Crespo con Rossi che agguanta il suo primo pallone. Paolo Maldini, Wea, Shevchenko in mezzo e Guli si ferma, la palla in fallo laterale. Sì, dal primo momento si vede come le due squadre sono sistemate, il Milan con il terzetto avanzato davanti a pressare sui tre difensori, mentre il Parma con i due davanti e Ortega che balla fra le linee, giocatore difficile da marcare perché si inserisce fra la linea di centrocampo e la linea dei difensori. Albertini, ancora un intervento di Fabio Cannavaro, quindi Ariel Ortega. Lo insegue Thomas Helweg, è il danese di Odense, a contatto con l'argentino, il signor Borriello che dirige l'incontro, assegna il palo di fondo e quindi rivediamo ancora l'intervento di Ortega su Thomas Helweg. Partita iniziata da poco più di un minuto. Zaccheroni costantemente in piedi, anche tu non stai mai seduto. È difficile rimanere seduti in panchina, è piuttosto difficile. Paolo Maldini, Dino Baggio interrompe l'azione, il petto di Crespo, Bogossian, Crespo, ancora un intervento di Paolo Maldini, molto pulito, lascia scorrere Costacurta, Sebastiano Rossi, 5 scudetti con lui, per lui con il Milan, Bruno Ngoti, Shevchenko, Cannavaro, Dino Baggio, quindi Alen Bogossian, il pallonetto sull'Ucraino e poi la rimessa laterale assegnata al Parma, inquadrato Massimo Ambrosini che è stato con Guidolina Vicenza. A Vicenza, sì, un giocatore che sta facendo molto bene, molto giovane, un ragazzo intelligentissimo, di grande qualità, di grande spessore morale, sono contento per lui che sia a questi livelli. Fabio Cannavaro non ci sarà mercoledì contro i Rangers. Costacurta e interviene Borriello, ma la palla è sempre del Milan. Guglielmi Pietro, è stata una delle mosse efficacissime di Zaccheroni la scorsa stagione.
Sì, un ragazzo che è venuto dall'Argentina, ha avuto il suo periodo di ambientamento, ma nella seconda fase della stagione ha fatto veramente cose importanti sulla fascia sinistra per il Milan. Ed eccolo ancora che prova il cross, il colpo di testa di Cannavaro, quindi Maldini. Lui segue Bogossian, calcia di destro e quindi l'assist su Weah, e dall'altra parte Serena con Shevchenko, combattono i due, Borriello fischia, calcio di punizione per il Parma. Come era prevedibile, due squadre che giocano un calcio quasi speculare, c'è molta pressione sui portatori di palla, è quasi un duello uno contro uno nelle zone, e quindi avrà la prevalenza chi riuscirà a far meglio questa fase di recupero palla, fatta di intensità, di movimenti combinati e di aggressività. Thuram avrebbe voluto, almeno lo ha dichiarato qualche mese fa, giocare stabilmente in questo stadio. Thuram è un giocatore che avrebbe fatto piacere a tutte le squadre, perché forse è il difensore più forte che c'è in Italia in questo momento. Ci hanno provato, ma il Parma naturalmente ha detto no, e poi si è convinto anche il giocatore. Intanto l'intervento di Helweg, il Parma in attacco, Ortega, lo segue Albertini, perde palla il Parma, Helweg, ma ancora la riconquista, ancora con Ortega, lascia correre Borriello, Costa Curta prova il lancio, non è capace per Shevchenko, chiude su di lui Cannavaro. E queste sono le palle per Shevchenko, un giocatore dotato di grandissima velocità, se lanciato negli spazi può diventare imprendibile. Albertini, Helweg, Shevchenko prova a puntare Bogossian, messo giù, calcio di punizione. Sulla palla Albertini, rivediamo intanto l'intervento del francese campione del mondo su Andriy Shevchenko. In agguato Birov, su di lui Lassisi. E qui il Milan è pericoloso perché ha più giocatori dotati di grande capacità sul gioco aereo. Albertini, palla in mezzo, si è smarcato Ambrosini lungo. E in questo caso c'era stato uno schema provato in allenamento che prevedeva lo smarcamento di Ambrosini largo, mandando dentro altri 3 o 4 giocatori. È riuscito in parte, perché magari la palla di Albertini era un po' troppo tesa. Mentre non ce l'abbiamo visto, l'ho visto, c'è stato Thuram che è andato a redarguire l'assist. E probabilmente avrà perso la marcatura, cosa che non deve mai succedere dentro l'area di rigore, soprattutto sulle palle ferme. Lungo rilancio di Gigi Buffon, si piega, Costa Curta, Rossi, mette in movimento Paolo Maldini. Il Milan ha un po' di più tranquillità nella gestione della palla quando l'azione comincia dai difensori, perché i due attaccanti del Parma non possono aggredire i 3 difensori del Milan. Cannavaro, arriva Guglielmi Pietro, poi scontro con Ambrosini, arriva Thuram, Maldini, Di Vaio, ancora Maldini che esce molto bene da questa situazione difficile. Thuram prova il giro, ha provato il tiro a giro sul secondo palo. La palla non ha preso l'effetto desiderato, l'idea comunque era buona. Giorgio Weah salterà i primi appuntamenti in Champions League con il Milan, che squalifica. Questa non è una buona notizia per il Milan, ma direi che il parco giocatori della squadra di Alberto è sicuramente valido, quindi lo sostituiranno per quel periodo. Per Alberto naturalmente vediamo Zaccheroni. Diego Fuser prova a smarcarsi Di Vaio. Salta bene poi Albertini, attacca Bogossian a centrocampo, naturalmente duelli uomo su uomo, 4 contro 4. Costa Curta apre per Bruno Ngoti, l'anno scorso un solo gol ma decisivo a Bologna sul calcio di punizione. Ecco l'ex giocatore del Paris Saint Germain, prova il cross, lascia scorrere Helweg. Ngoti, si fa vedere Birov, è andato a contrastarlo Bogossian ed è ancora il Milan in zona d'attacco con la rimessa laterale. E anche qui stanno preparando qualcosa da fermo, anche se è una rimessa laterale, ma anche da qui ormai tutte le squadre sono attrezzate per fare qualcosa di schematico, cercano soprattutto Birov, che è capace di deviare o comunque di far ritornare la palla e far ricostruire il gioco. Lancio di Ngoti, la deviazione di Georges Weah, pressato Fuser, scatta Ortega, molto vivace in queste prime battute, si propone Marco Di Vaio, Costa Curta, il retropassaggio su Sebastiano Rossi,
effettua il lungo rinvio fra gli applausi e poi stacca Biroff, ma fischia Boriello. Era in fuorigioco Biroff, di rientro, quando è partito il lancio di Rossi. Quadratura per Lilian Thuram. Michele Serena che arriva dall'Atletico Madrid, così come Torrisi. Serena che può giocare a sinistra e a destra. Un giocatore estremamente duttile. Ortega, è la schiena di Albertini. Dino Baggio, poi Helveg che capisce, interrompe ma lascia scorrere in fallo laterale lo stesso Serena. Cannavaro, Bogosian, Di Baio sulla linea difensiva del Milan, proprio sul, al limite del fuorigioco. Squadre molto strette, difficile far passare le palle filtranti perché le maglie dei centrocampisti e dei difensori si stringono. Shevchenko, Biroff, la palla sul sinistro, Buffon. Ottima azione del Milan che è andato in ripartenza dopo aver recuperato la palla in velocità, incrocio dei due attaccanti sul cross, buona conclusione di Biroff e grande parata di Buffon. La sicurezza Buffon. Sì, Paolo. Posso dire comunque che Thuram è di nuovo andato a redarguire la CZ, devi stare più concentrato, forse quando ha sbagliato il pallone la CZ ha creato quella grossa occasione per il Milan. È quello a cui faceva riferimento Francesco Guidolet. Sbagliare in fase di impostazione un passaggio può essere pericolosissimo perché la squadra che si impossessa della palla può ripartire in grande velocità e la squadra che subisce l'azione di contropiede si trova alcune volte non in equilibrio. Ortega, palla dentro, arriva a Costa Curta con calma Helveg, ma è ancora Ortega a impossessarsi del pallone, due su di lui, trova lo spazio per servire Michele Serena, quindi Bogosian, buono il dribbling su Wea. L'Assisi, Fuser, su di lui Guglielmi in Pietro, lo attende Albertini, l'intervento dell'argentino. Si gioca sullo stretto ma c'è la possibilità per il Milan di andare in contropiede con Wea. Rimonta Dino Baggio, svelti anche i centrocampisti del Parma ad arretrare. È necessario chiudere tutti gli spazi perché se si lascia la possibilità a Wea di partire in velocità diventa imprendibile. Helveg, quindi Crespo, Albertini, cerca il Milan di dare ordine al proprio gioco. Intanto 10 minuti nel corso nel primo tempo, siamo sempre sullo 0-0, ma pericolo sventato da Buffon qualche istante fa. Poi perde palla, arriva intanto Ambrosini con grande accanimento e recupera ancora, riesce a servire Biroff, Shevchenko e manca l'intervento Lassisi. Arriva poi Thuram che va a cercare il corpo di Biroff, il tedesco mantiene il possesso della palla, poi ancora Thuram e Fuser. Anche se veramente c'è grande intensità sul terreno di gioco, guardate con il pressing del Milan, recupera palla Wea, non conosce pause il gioco fino a questo momento, arriva Helveg, si è allargato Shevchenko, lo rimonta Michele Serena, ancora Shevchenko, palla e fallo laterale. Azioni di altissimo agonismo, abbiamo visto come nell'azione precedente quando il Milan è riuscito ad affacciarsi nell'area di rigore del Parma, si è arrivato a questo perché ci sono stati tre contrasti di grande intensità in mezzo al campo e sono questi che spesso fanno la differenza, la fase di non possesso palla, il Milan la sta facendo forse un pochino meglio. Perde palla il Parma sulla tre quarti, Helveg, Albertini, Dino Baggio, quindi Bruno Ndoti. E poi c'è questo retropassaggio pericoloso ma l'abilità di Costa Curta, stanno scattando Di Vaio. Sì. Maldini, Massimo Ambrosini verso Biroff, ancora Ambrosini, buon tiratore e poi c'è Thuram che gli si pone davanti, calcio di punizione. Sì, calcio di punizione giusto, anche se Ambrosini si era allungato un pochino la palla, ma il campo è velocissimo perché poco prima dell'inizio della gara è stato un po' bagnato. Abbiamo rivisto l'intervento provvidenziale di Lilian Thuram. Ambrosini ha esordito in nazionale in Croazia, ormai possiamo dire stabilmente nel giro di Zoff, anche se potrebbe far comodo anche la causa di Marco Tardelli, cioè l'Under 21. Certo, è un giocatore molto giovane ancora che ha un futuro davanti molto roseo. Albertini, Milan dispone di molte soluzioni ma osservate tra un po'
appunto Buffon che dà disposizione, c'è anche Bruno in Gotti. Potrebbe calciare Gotti perché ha fatto gol, come dicevi tu, in campionato lo scorso anno. Invece tira Albertini. Schema. La palla sul sinistro e niente da fare. Gotti è un destro, avrebbe preferito ricevere la palla sul suo piede, e poi dicevo il campo è un pochino scivoloso, non è facile costruire uno schema così con due passaggi su palla ferma, è difficile mettere la palla sul piede in maniera perfetta al giocatore. Ecco, infatti non l'ha colpito benissimo il pallone Bruno Gotti. Costa curta, palla che si impenna di Nobaggio ed Albertini, Ortega. Ecco Ortega che staziona adesso sulla linea dei centrocampisti, quando è così il Parma guadagna un uomo in mezzo al campo e quindi si ritrovano con quattro giocatori più uno e sono in superiorità numerica rispetto al Milan, però giocando così sono in inferiorità numerica davanti, sono due contro tre il Milan e il Parma, e il Milan può far girare la palla con un po' di più tranquillità perché i giocatori del Parma in linea avanzata aspettano un pochino, quindi Maldini ha la possibilità di superare la metà campo e questo è importante. Ecco infatti Maldini, il taglio di Guglielmin Pietro, quindi Birov, Albertini che si sposta sulla destra, parte il traversone, fa buona guardia Fuser. Sì Paolo, posso dire intanto che Malesani ha chiesto a Di Vaio di andare sulla fascia sinistra, mentre a Crespo è venuto dalla parte di qua, vale a dire sulla fascia destra, quindi ha chiesto questo cambio sul fronte offensivo. Francesco? Si vede che Di Vaio sta stazionando in questo momento dalla parte di Ngoti, ma giocano sempre con il 2 più 1 dietro, perché Crespo mi sembra più accentrato. Intanto Fuser, ma Maldini è implacabile. Rimessa laterale a favore del Parma, sta per scoccare il 15° del primo tempo. Buona partita fino adesso. Wea, difesa alta del Parma, recupera poi Cannavaro e scatta Shevchenko. Turam protegge il pallone con calma, Fabio Cannavaro. E da questi a Bogosian che inizia l'azione cedendo a Serena. Adesso il Parma gioca un po' sotto ritmo. La partita è cominciata in maniera velocissima, adesso dopo questo inizio furente le squadre lasciano un pochino giocare di più, ma soltanto i tre difensori, per il resto quando la palla passa nella linea dei centrocampisti è battaglia. Guglielmin Pietro salta la Sisi, perfetto il cross, Pirov, Cannavaro davanti e ha salvato una situazione difficilissima. Grande palla di Guglielmin Pietro che ha superato la testa di Cannavaro, Birov ha avuto un buon controllo, forse gli è mancata la velocità di esecuzione nel momento decisivo. Wea, deve rientrare Birov, poi fa partire il destro, Birov che si era naturalmente disinteressato dell'azione ma è sofferente, mentre Francesco rivediamo, sì, il cross perfetto di Guglielmin Pietro. Palla che passa sopra a Cannavaro, nello stop la palla si allunga un pochino e Birov non riesce più a chiudere. Guglielmin Pietro anche la scorsa stagione è stato protagonista di simili azioni, spesso e volentieri gol di Birov e non solo di Birov sono iniziati dai suoi piedi. È un giocatore che ha ottime qualità da un punto di vista tecnico, sa saltare l'uomo, ha buona velocità e sa mettere la palla in mezzo come pochi, quindi Birov sicuramente è avvantaggiato quando un suo compagno di squadra ha queste caratteristiche. Albertini. Comunque il Milan ha già concluso 3 o 4 volte, questo è significativo. Maldini. Wea. Ancora per Maldini e si trova di fronte di Nobaggio e può ripartire il Parma in contropiede, ma chiude ancora magnificamente Albertini, perde poi palla Ambrosini e Di Vaio è smarcato. 3 contro 2, infatti l'abbiamo visto contemporaneamente e l'azione termina però sul fondo. E hanno chiuso bene comunque i due difensori del Milan che sono rimasti a zona perché non potevano andare a marcare 3 giocatori e il servizio è risultato profondo, troppo profondo. Sì, Paganini. Ma l'esame ha detto dalla prima a Di Vaio, evidentemente ha chiesto di fare con più tempismo il passaggio ad Ortega. Helveg. Ngoti. Costa curta. Adesso c'è una difesa a 5 del Parma. Sì, perché si è abbassato Fuser sulla linea dei difensori e si trova a contrastare la zona di Guglielmin Pietro, quindi Di Vaio è stato costretto ad allargarsi per venire a prendere Maldini.
Elveg va a recupero, sono 17 minuti di gara nel corso del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0. Ricordiamo che in caso di parità, mentre c'è stato uno sbandieramento del collaboratore di Borriello che ha fatto continuare, UEA che va a servire Guglielmi in Pietro, parte il cross di destro, l'uscita di Buffon in due tempi. Dicevamo, in caso di parità al 90esimo si andrà ai calci di rigore. Michele Serena, Dino Baggio, c'è subito il pressing di Albertini e Ambrosini. Intanto la segnalazione, un'altra segnalazione del collaboratore di Borriello, vale a dire Marano, fuori gioco. Malesani in piedi, elegantissimo Alberto Malesani. Stacca altissimo l'Assisi, il fallo di UEA. Sì, si è appoggiato sullo stacco del giocatore del Parma, che ha grandissime doti da un punto di vista fisico, l'Assisi, quindi giusta l'interpretazione dell'arbitro. L'anno scorso con la Sampdoria però spesso e volentieri usciva anzitempo. Sì, e probabilmente deve dosare le forze, deve misurare l'esuberanza e crescere da un punto di vista dell'esperienza, è normale. Ortega prova ad uscire fra tre giocatori e non riesce. Elberg, Albertini, il danese fresco sposo sulla grande destra palla. Intanto grande palla per Shevchenko. Birov in mezzo, in agguato. L'ucraino vede UEA al volo. Ottima questa azione del Milan. UEA e Birov non facevano più in tempo ad incrociare perché erano troppo lontani, mentre Shevchenko era pronto al cross. E allora UEA ha scelto di restare dietro per ricevere un cross arretrato. È stata molto bella l'intuizione di Shevchenko e anche l'esecuzione di UEA non è stato fortunato, non ha colpito molto bene la palla. Da queste prime indicazioni ricordiamo che sia il Parma sia il Milan hanno svolto un precampionato abbastanza intenso con avversari anche di rilievo. Mi ha colpito anche l'altruismo di Shevchenko. È un giocatore che gioca per la squadra, un giocatore che ha, dicevamo prima, grande dinamismo e sa servire delle soluzioni sui cross ai propri compagni. È un giocatore molto mobile che si sa sacrificare, direi che è un acquisto sicuramente importante per il Milan. Buffon, il lunghissimo ecco rilancio. Il 3 contro 2 dietro del Milan, quindi Costacurta può colpire con una certa tranquillità. E c'è subito il contropiede, la partenza con Ambrosini, Thuram che ferma, Dino Baggio. Ed ecco Ortega fra le linee, questa situazione è pericolosa per il Milan e favorevole al Parma. E difatti viene fermato Ortega nel momento propizio da Ambrosini, che ha compreso la pericolosità del movimento dell'argentino. Bogosian ancora per Ortega, scatta di Vaio, dentro! Prova a raggiungerlo, ma Costacurta, che sta giocando un'ottima partita, riesce in qualche modo a rimediare. Poi dentro Serena, contatto con Elveg, Borriello fa proseguire. Sì, direi giustamente, perché c'è stato un contrasto fra i due giocatori. Zaccheroni in piedi, 20esimo, e si rivolge alla panchina, vedete riconoscibile anche Silvano Ramaccioni. È un suo ruolo di dirigente accompagnatore. Albertini. Retropassaggio su Sebastiano Rossi, uscì in un Milan-Perugia nel famoso scontro con Bucchi e lasciò per 17 partite il posto ad Abbiati, la rivelazione, una delle tante rivelazioni del Milan dell'anno scorso. Un giocatore molto giovane che ha saputo farsi trovare pronto, ha avuto la fiducia della squadra, del tecnico, della società e lui l'ha ricambiata con prestazioni di domenica in domenica sempre più positive. Maldini, Guglielmi Pietro. Ottimo il controllo, lo stacco di Shevchenko. Questa palla è molto pericolosa, è la palla che noi tecnici chiamiamo palla incrociata, che per Birov è manna perché riesce a colpirla davanti al proprio difensore. Ha fatto tantissime gol il giocatore tedesco su questa soluzione offensiva. Intanto attenzione perché c'è Ortega che porta palla, si allargano Crespo e Di Vaio, finisce in fuorigioco. L'argentino attacca Fuser, l'uscita. Ottima intuizione di Ortega che ha messo dentro sul taglio di Fuser, appena appena un po' troppo lunga la palla, ma ottima soluzione. Intanto stiamo vedendo, credo anche con il tuo aiuto Francesco, una partita che tatticamente è pregevolissima. Senz'altro, sono due squadre che da questo punto di vista sono preparatissime, sono organizzatissime e quindi era
prevedibile trovarci di fronte a una situazione del genere. Abbiamo rivisto il colpo di Shevchenko e comunque un Buffon attentissimo chiamerà in causa Paolo Paganini a bordo campo. Novità, situazioni? Maresani continua a dire a Di Vaio e a Crespo di scambiarsi le posizioni, quindi di alternarsi sul fronte destro e il fronte sinistro, mentre poco fa Zaccheroni ha chiesto praticamente a Costa Curta di accorcia di più la squadra. Maldini a cercare Birov, quindi Bogossian, Ortega scatta velocissimo, Di Vaio, quindi il fallo di Albertini. Probabilmente c'era. Albertini comunque ha fatto bene a contrastare Ortega perché si stava dirigendo, infiltrando nelle maglie della difesa del Milan e stava scattando Di Vaio. Sul pallone c'è Alain Bogossian, abbiamo rivisto intanto la trattenuta di spesso Albertini. Vale la pena concedere un calcio di punizione da lì piuttosto che far proseguire l'azione. Sì, anche perché siamo piuttosto distanti sì, da lì dalla porta. Intanto Ortega, arrivano i lunghi, invece Ortega preferisce andare sulla sinistra, Serena. Incomprensione, succede anche questo. Helweg, 24esimo minuto, siamo sempre sullo 0-0, le migliori opportunità le ha avute sino adesso il Milan per passare in vantaggio. L'anticipo su Shevchenko, Dino Baggio, nella zona di Guli, scatta intanto Wea. E Guli lo raggiunge o prova a farlo. La palla quando tocca per terra prende velocità, bisogna stare attenti ad alzare la parabola del gioco, delle traiettorie, perché il campo, come dicevamo, è stato annaffiato poco prima dell'inizio della gara, duro sotto, bagnato sopra, quindi la palla corre velocissima. A buon gioco Fuser, una serie di rimpalli, poi finito in fuorigioco Crespo, lascia e qui doveva servirlo prima. Correre sì, Borriello. Se riusciva a servirlo prima, Crespo poteva andare verso la porta senza opposizione. Helweg più avanti, la rimessa in gioco è stata di Shevchenko, che torna spesso anche a dar forte ai compagni di centrocampo. Naturalmente quando si hanno tre attaccanti così è d'obbligo farlo. È necessario che tutti partecipino alla fase di non possesso palla, altrimenti la squadra perde di equilibrio e non recupera mai il gioco, quindi spazi sempre corti e squadra molto corta e stretta. La rimessa laterale affidata a Capitan Maldini, l'esordio con la maglia rossonera nel ormai lontano 20 gennaio 85, una vita per il Milan con il quale ha vinto praticamente tutto. Paolo Maldini dentro ancora per Birov, Shevchenko, Ambrosini e poi viene chiamato in causa Helweg, si sistemano i difensori del Parma, parte il cross, Birov, il tocco per Guglielmin Pietro, ancora dentro, quindi Serena il rinvio in qualche modo di Cannavaro, la palla recuperata da Shevchenko, ancora in mezzo. E qui il Milan ha dato dimostrazione di quello che è capace di fare sulle palle alte con Birov, tutto è nato da una rimessa laterale che per molte altre squadre può diventare ininfluente, può risultare ininfluente, ma con un giocatore come Birov diventa tutto pericoloso. Ancora una rimessa laterale, questa volta si organizza meglio il Parma, Bogossian. Intanto Dino Baggio solo reclama il pallone, ma c'è lo spazio per il contropiede di Crespo, palla sul sinistro e cerca di rientrare, scivola in qualche modo Helweg, ma l'azione non è finita, no, si riparte con Ambrosini, squadre un po' allungate, Wea, ancora Wea in possesso palla, Shevchenko sulla destra, Birov in mezzo, il liberiano, lo spazio per Shevchenko a cercare Birov, quindi l'assisi, Ambrosini, arriva Thuram, il rimpallo favorisce il giocatore tedesco, non è finita ancora, Guglielmin Pietro la metterà da lì, eccola lì. Infatti parte il cross, Buffon. Bella azione anche del Parma precedentemente, è stato bravo Ngoti a non farsi saltare da Crespo che aveva tentato di rientrare per calciare di destro e poi è ripartito il Milan. Ma come vedete quando il Milan può, riesce a mettere questi palloni dentro anche senza che Guglielmin Pietro si preoccupi di saltare l'uomo, perché diventano pericolosi per la testa di Biro. Ortega, Bogossian, Di Vaio cerca il colpo di tacco, poi Maldini fra due avversari e fallo. Intanto Malesani mi sembra sconsolato, Paolo.
È arrabbiato per la decisione adottata da Borriello e quindi non ce l'aveva con i suoi giocatori. Costa Curta chiama in causa Sebastiano Rossi, il quale cede a Gotti. Helbeck. Intanto abbiamo rivisto l'espressione di Zaccheroni. Costa Curta, Malesani sempre in piedi. Il controllo di Saliu, Lassisi, Livoriano, che l'anno scorso il Parma ha prestato alla Sampdoria. Di Vaio. Chiude bene Albertini, quindi Guglielmi Pietro, Bogossian, ha un buon gioco il francese, il calcio di punizione per la formazione giallo-blu. Ottimo giocatore anche Bogossian, giocatore che sa unire le due fasi, giocatore di qualità e di quantità. Fuser. Ortega proprio sulla linea del fuorigioco, adesso è in posizione regolarissima, prova il cross, il rientro Rossi con i pugni. Ci prova ancora, esce, quasi va a travolgere Costa Curta. Non ha tentato la presa perché probabilmente non si sentiva sicuro, ma nel doppio intervento è stato efficace. Rivediamo Guidolin, il doppio intervento di Sebastiano Rossi. Intanto riparte Fuser. Ortega. Ortega va a saltare Albertini, la palla sul destro e era scattato Crespo, poi Lassisi con sicurezza, Bogossian, Ortega, Crespo regolare, esce Rossi. Sì, probabilmente era regolare, ma la palla anche in questo caso è stata allungata dal terreno di gioco. Intanto Shevchenko è sulla sinistra, tre avversari di fronte all'ucraino, non si passa davanti a Turan, quasi impossibile. Dino Baggio e Serena. E lì ha spazio Di Vaio. Infatti adesso Di Vaio a sinistra. Va a puntare Ngotti. C'è subito Albertini però. Poi Borriello giudica regolare il successivo intervento. La palla che è schizzata sul braccio. Ortega. Bogossian. Scatta Fuser. Ha di fronte Maldini. Parte il traversone con calma, Albertini davanti alla propria retroguardia, Wea, lo ferma Bogossian, ritorna in possesso di palla Dino Baggio. Albertini sta giocando una gran partita. Sì, molto filtro al centrocampo, ma in questo caso il Milan era molto stretto, la palla filtrante difficilmente passa quando i sette giocatori... Intanto Birov si trasforma in assist man, c'era Shevchenko più centrale. A dimostrazione proprio della d'utilità del giocatore tedesco. Certo, certo. Wea. Ancora lungo per Birov, la torre dentro, Buffon s'allunga e blocca. Non era facile prenderla. Vai Paolo. Sì, per dirti che Zaccheroni ha detto, George, ovviamente rivolto a Wea, siamo troppo lunghi, e gliel'ha detto praticamente tre volte, quindi si è un po' arrabbiato in questa circostanza Zaccheroni. Scatta anche Crespo, intanto Di Vaio al centro, l'argentino lo vede, prova a servirlo, non passa. Buon movimento combinato dei due attaccanti del Parma, non è riuscita a far passare la palla per Di Vaio a Crespo, però si sono intesi molto bene in questa situazione. Helbeck. E scivola Cannavaro, poi duro intervento di Turam su Birov. Wea, palla sul destro, altissimo. Qui c'è un fallo su Birov, l'arbitro ha lasciato correre per la norma del vantaggio. Ancora palla all'indietro per Wea che si toglie dalla marcatura facendo questo tipo di movimento. Intanto Borriello, Francesco credo sia andato a redarguire, rivediamo ancora, guarda. Qui sono stati fortunati perché il Milan, perché è scivolato Cannavaro, poi c'è stato il fallo, poi Wea si è fatto vedere dietro, è riuscito a concludere ma ha colpito male la palla. Quando Zaccheroni diceva prima Wea, come ci ha riportato Paolo Paganini, siamo troppo lunghi, che movimenti vuole? Chiede che quando la palla si trova sulla linea dei difensori del Milan o sulla linea dei centrocampisti, i tre attaccanti siano vicini al pallone, in modo da avere sempre la squadra molto corta, sia quando sono in possesso di palla che quando non lo sono. Costa Curta, i minuti di gara sono 32 e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Intanto guardiamo Zaccheroni, più corti dice. Stacca
la Sisi, poi arriva Bogossian, Lilian Thuram, Fuser, altro giocatore importantissimo, si fa vedere Bogossian, scatta Di Laio al centro, parte il traversone di testa e la ribattuta di Rossi. Grande palla di Bogossian, Di Laio è riuscito a rimanere in mezzo fra Helweg e Ngoti. Riguardiamo ancora. Sì, qui qualcosa ha sbagliato forse il difensore del Milan, perché doveva andare a cercare la marcatura in quel momento. Infatti si è arrabbiato anche Zaccheroni. Ambrosini che va a pressare alle spalle Ortega, il fischio di Borriello dice calma, calmati Ambrosini, calcio di punizione, rivediamo Bogossian, l'assist perfetto, il colpo di testa di Marco Di Laio. E in quel caso il difensore deve cercare la marcatura, perché Helweg stava chiudendo la fascia, la zona, era necessario quindi che Ngoti guardasse l'inserimento di Di Laio. Naturalmente non si può essere perfetti. Certo. Fuser, calcio di punizione corto, la respinta di UEA, tutto il Milan era nella propria area di rigore con l'assisi. È buono il corridoio per Ortega, Maldini lo tocca leggermente, lo fa sbilanciare e tutto regolare. Certo, tutto regolare, contatto normale. Come giudichi Ortega? È un ottimo giocatore, un giocatore che ha grandi qualità, grande velocità, un dribbling secco, capace di mettere la palla gol agli attaccanti, capace di fare gol su palla ferma e su azione. È più attaccante rispetto a Veron, mentre Veron ha grandissime qualità nella costruzione del gioco. Birov destina su Helweg, si è liberato Shevchenko che ha il numero 7 sulle spalle, parte il traversone leggermente deviato, ma c'è Gianluigi Buffon che ha messo, sì Paolo. No, per segnalarti nella curva dei tifosi del Parma è comparso adesso uno striscione che dice eccoti lo stadio da 80.000, Thuram restaci. Quindi evidentemente proprio al discorso che facevi tu in apertura sul Thuram che voleva in qualche modo. Intanto c'è il pallonetto tentato da Crespo e Sebastiano Rossi si fa trovare pronto. Grande intuizione di Crespo che ha tentato il pallonetto sulla palla che stava cadendo. Si è coordinato molto bene anche se si è dovuto allungare, tutto perfetto, ma precisa anche la presa di posizione di Sebastiano Rossi. E l'angolo per il Parma, Fuser, attenzione ai lunghi. Anche qui il Parma è pericolosissimo. Quindi Dino Baggio, parte il traversone, svetta UEA, la Sisi. La soluzione più comoda era forse darla a Fuser, ma insiste lo stesso l'Assisi. Lo spazio, Crespo, Dino Baggio chiude, Helweg, Cannavaro, lungo a cercare Fuser. Un po' troppo lungo. 35esimo, 0-0 fra Milan e Parma, una partenza con buon ritmo da parte del Milan, il Parma sta uscendo. Sì, la partita si è equilibrata, c'è stato l'inizio folgorante del Milan, adesso siamo in perfetto equilibrio direi. Sebastiano Rossi, 35enne, estremo difensore del Milan. Milan che ha acquistato anche in questi giorni come terzo portiere Valerio Fiori, anche perché con le norme, la normativa FIFA sul rigore, sull'espulsione dei portieri, dovremmo, quantomeno le società dovranno ingaggiare batterie di estremi difensori. Norma sulla quale io non sono del tutto d'accordo. Molti la pensano come te. Perché ritengo che negli ultimi anni gli attaccanti spesso abbiano fatto fallo sul portiere ed è stato concesso calcio di rigore. Deve essere molto attento il direttore di gara. Crespo ingaggia un duello con Costa Curta, non molla il milanista, esce però bene Crespo, cerca ancora il dribbling insistito, Serena di destro, palla alta. Non ha potuto colpire bene perché la palla all'indietro di Crespo era troppo veloce. Ecco Michele Serena, 29 anni, l'esperienza a Madrid e il ritorno a casa. Sì, un giocatore di grande affidabilità, un ragazzo che ormai è nella piena maturazione e sarà molto utile al Parma, senz'altro. Il rilancio di Sebastiano Rossi, ancora difesa 5 adesso da parte 5. Del Parma. Adesso il Parma Fuser, è 5. Fuser e Serena sulla linea, dei difensori. Bogossian. E ha cercato, un po' contrariato Fuser perché l'ha data di prima Ortega. Non si sono capiti. Non si sono capiti.
rimessa laterale rossonera con Paolo Maldini. Ambrosini dice fatti vedere Guglielmin Pietro, poi va lui. E invece cercheranno Biro. E infatti è così. Il petto di Thuram, l'Assisi. Ancora per Thuram. Perché il Milan ha una valvola di sfogo che poche squadre hanno. Quando è tutto chiuso basta mettere la palla lunga che scavalchi il centrocampo e spesso Biroff la fa sua ed azione ininfluente può diventare azione gol. Stacca Cannavaro, Ortega, Crespo, ancora il dialogo fra i due sudamericani, quindi interrompe Dino Baggio, Serena, Albertini che tocca in ritardo Dino Baggio, rimane in piedi. Quindi colpo di tacco di Crespo, Ortega verso Di Vaio che recupera, siamo in area, ancora Di Vaio di fronte Maldini, il tocco per Ortega, potrebbe cercare Serena, lo fa, è insistita la manovra del Parma. Tutto bello ma molto stretto, il Milan aveva accorciato gli spazi. L'Assisi ancora, Bogossiani, nuovamente per Livoriano. Adesso è in fase di possesso palla il Parma. Sì, ha guadagnato qualcosa, molto bella questa soluzione cercata da Poi Crespo le cerca, spesso e volentieri. L'intervento in anticipo di Cannavaro che è riuscito per metà su Shevchenko. Cannavaro rimane adesso praticamente a centrocampo, poi va a seguire Elbe. Albertini. Shevchenko. Arpione in qualche modo il pallone, va anche al contrasto successivo. Poi reclama Bogossian, Ortega nuovamente servito dai compagni, dentro in profondità, chiude bravo Gotti. Bravo, perché la palla passava. Fuser, mobilissimo Ortega e non può essere altrimenti. Lo affronta Guglielmin Pietro, lo spazio per il cross, il tentativo di Di Vaio, la palla schiacciata. Buon movimento cross di Di Vaio che ha fatto finta di venire sul primo palo, poi si è allargato. Però non ha potuto colpire con forza la palla, ha tentato forse di fare la torre per qualcuno ma non ci è riuscito. E quanto hai detto tu fino adesso l'ha dimostrato questa azione, il lungo rilancio di Rossi, la palla che picchia sul terreno è velocissima, va in fallo. Adesso il Parma ha preso un pochino il sopravvento e quindi gioca più la palla, ha maggiore possesso del gioco. Il Milan aggredisce un pochino di meno e quindi il Parma si ritrova spesso a giocare negli ultimi 30 metri. Come adesso con Fuser. Si centra Ortega di prima, c'è Maldini, poi intervento di Costa Curta che urla qualcosa ai compagni. L'Assisi, buon controllo. Zaccheroni e Malesani in piedi. Scatta intanto Bogossian, ha richiamato l'attenzione di Thuram, palla sul fondo. Non preciso il lancio di Thuram. Alberto Zaccheroni secondo me sta chiamando la squadra ad aggredire un po' di più perché in quest'ultima frazione di gioco, in questi ultimi minuti ha lasciato giocare di più il Parma e naturalmente la squadra di Malesani ne ha approfittato. Squadre cortissime adesso in 30 metri. Certo. Qui si va a caccia e al rimbalzo. Crespo, Ortega, il pallonetto a scavalcare Costa Curta, ancora su Crespo, la palla sul sinistro, dentro il colpo di tacco di Ortega, fuori di un niente. Ottima azione, anche se secondo me Crespo era in fuorigioco. E questa è un'osservazione che chissà se... Quando ha fatto questo movimento in orizzontale è passato secondo me, ma posso sicuramente sbagliare, è passato dietro la linea di difensore. Intanto il gesto tecnico molto di bello, Ortega. Molto bello. Ecco, guarda ancora. Rossi l'ha battezzata con la speranza fuori. Difficile da prendere se fosse stata nello specchio della rete. Crespo ancora che stacca poi Bogossian e il Parma sta giocando sicuramente meglio adesso. Sì, sta finendo meglio il Parma. Ottima anche questa soluzione, Fuser. Molto pericolosa. Palla bassissima! Fuori gioco di Crespo. Fuori gioco di Crespo segnalato dal signor Marano. Grande giocata secondo me fra Fuser e Di Vaio e anche la palla che ha messo dentro Fuser è pericolosissima. Senti, quando ci sarà Marzio Amoroso, credo fra un mesetto? Sì, penso di sì, e sicuramente alzerà il tasso tecnico di questa compagine che è comunque composta di grandi giocatori, ma Marzio è un fuoriclasse. Rivediamo ancora e c'era in effetti la posizione irregolare di Crespo. Palla si impenna, Costa Curta.
Buser, Ambrosini, sorpreso, difende molto bene la palla di Vaio, giù, calcio di punizione. In una zona abbastanza pericolosa, sì. Anche il Parma ha diverse soluzioni sul calcio da fuori. Sì, sicuramente sì, anche se per esempio per Ortega non è la soluzione migliore perché è un destro, infatti lo vediamo appostarsi dentro l'area di rigore. Intanto abbiamo rivisto il fallo di Ambrosini, da qui possono tirare Cuser, c'è anche Michele Serena. Adesso ancora come prima, il Milan è tutto schierato. Ma quando c'è una palla inattiva ci sono i giocatori in barriera e quindi gli altri devono rientrare tutti per andare a marcare. Non credo che tiri Cuser, anche se è capace di tirare anche da lì sul palo coperto dalla barriera. Ricordo un gol all'Inter, certo, a Pagliuca, certo. In campionato, ci prova ancora, e la palla fa sull'esterno della rete. Ottima intuizione. Mentre Sebastiano Rossi, autore in questi primi 43 minuti di... rivediamo Guidolin, autore di almeno un paio di interventi decisivi. Sicuramente sì, beh, sa che si gioca qualcosa di importante perché ogni occasione è buona. Questo calcio con rose molto affollate, bisogna sfruttare le occasioni. Stacca Biroff, Serena, una zona del campo non presidiata da alcun compagno. Ingotti per Rossi, 44 minuti, Paolo Paganini. Sì, Zaccheroni ha chiesto proprio adesso a Erbe che stai più stretto e continua a dire a UEA di accorciare la squadra, si rivolge soprattutto all'attaccante liberiano. Serena, vedremo se ci sarà il tempo magari, Paolo, per fare una battuta magari veloce alla fine del primo tempo, se c'è naturalmente se avrai la possibilità. Ricordiamo anche che durante l'intervallo daremo la linea a Siviglia, Atletica, quindi appassionati non solo di calcio, rimanete su Rai 1. Buffon, il rilancio, 44 minuti. Stacca Crespo, lo controlla Ngotti, quindi Ortega mette giù bene il pallone. Molto sveglio Ortega, sui rimbalzi c'è quasi sempre. E chi conquista il rimbalzo ha un vantaggio notevolissimo perché può costruire l'azione offensiva. Il calcio di oggi è fatto così. Serena Elveg, il rimpallo favorisce Albertini. Shevchenko, arriva alle spalle di Biroff, Turam, Cannavaro. Turam fa girare palla, l'Assisi è pronto a ricevere a sua volta Fuser, c'è anche Bogossian, accompagnano entrambi il pallone, li attende Ambrosini. Ecco Di Vaio, Ortega, dentro Fuser sulla destra e Costa Curta in calcio d'angolo. Bene il Parma in questa fase finale del primo tempo, perché riesce a far giocare Ortega fra le linee e lo trovano molto spesso e diventa pericolosissimo. L'intervento di Costa Curta con la suola in calcio d'angolo, arriva l'Assisi tra gli altri, parte il traversone, prova a staccare Crespo, sempre pericolosissimo sulle palle inattive, ma Borriello ha interrotto e il calcio di punizione per il Milan. E finisce qui il primo tempo. Paolo Paganini. Sì, io mi butto un attimo su Malesani, un finale in crescendo per il Parma, questo fa ben sperare per la ripresa. Sì, noi siamo una squadra, l'ho detto, ancora non siamo a pieno regime, però una volta un po' mollate, diciamo, le gambe in termine così atletico, abbiamo fatto vedere che siamo veramente una grande squadra, a mio parere. Un Malesani sorridente, a te la linea dunque. Grazie Marco. Paolo Paganini, e comunque sarebbe certamente un ulteriore spettacolo, ma staremo a vedere. Tocca al Milan partire in possesso di palla in questa ripresa. Borriello consulta i suoi collaboratori e sono ripartiti. Albertini, Maldini, Milan che attacca da sinistra a destra, consueta tenuta rossonera, intervento di Serena, il controllo di Biroff, Albertini, arriva Ngotti, si ferma Elveg, Albertini, parte traversone a cercare Biroff e poi la finta quasi,
con Bogossian, prova il contropiede il Parma, Maldini posizione centrale, stacca molto bene Ambrosini, poi Costa Curta, rinvio dove c'è Cannavaro, la palla finisce fra i piedi di Ngotti. Shevchenko guadagna un rimpallo, poi Turam, difficile comunque controllare il pallone, ancora l'ucraino, le movenze di Shevchenko, piede preferito sicuramente il destro, la sponda di Birov che poi si accorge che Shevchenko è partito forte, ma c'è Helveg, parte il cross, controlla con il petto Turam, sbroglia o prova a farlo la matassa Cannavaro, arriva ancora Turam, poi il lungo rilancio di Serena, la sponda di Crespo per Ortega, scatta velocissimo sulla destra Fuser, ancora Ortega lo vede, cerca forse la profondità, si ferma, Fuser ha esaurito la sua corsa ma è ancora in possesso di palla, chiude Guglielmi Pietro, ma non è finita, Ortega, ancora Ortega, il colpo di tacco Wea. Non si sono capiti in questa circostanza, però la partita è ricominciata in maniera molto veloce e questo è importante per il gioco del calcio, quando c'è velocità c'è spesso spettacolo. Vino Baggio, il fallo commesso ai danni di Ambrosini nel cerchio del centrocampo. Albertini, Milan che era partito forte e poi nella seconda parte del primo tempo è uscito molto bene il Parma, sembra quasi di assistere allo stesso copione. Helbeck a cercare Shevchenko, ma è Birov che naturalmente ha fatto da torre, quindi l'intervento su Turam da dietro. Fino adesso comunque Francesco un incontro molto tranquillo sul piano disciplinare. Sì, agonisticamente valido ma molto corretto, questo è giusto precisarlo, le squadre stanno cercando di superarsi attraverso il gioco. Serena chiamato in causa da Bogossian, ancora per Alain Bogossian. La torre di Fuser che devia, comoda la presa di Sebastiano Rossi, autore di due interventi molto efficaci nel corso del primo tempo, così come Buffon. Maldini, il lancio per Shevchenko, Cannavaro, Di Vaio, Helveg, Albertini, la profondità per Shevchenko, ingaggia il duello con Cannavaro, non demorde il nazionale azzurro. E poi però arriva Helveg, ancora Cannavaro. Shevchenko si è lanciato, diventa difficilmente recuperabile, c'è voluta la migliore corsa di Cannavaro per riuscire a contrastarlo. Mentre a terra sono rimasti Helveg e Michele Serena, contrasti anche molto duri, duri, con decisi però chiaramente senza l'intento di fermare. Rivediamo, ecco, avete visto l'impatto fra Helveg e Michele Serena. Sì, Paolo. Peroni ha detto a Ba di scaldarsi. Ba, che sembrava Guidolin dovesse lasciare il Milan, potrebbe lasciarlo ancora, per intanto Zaccheroni continua ad impiegarlo. È giusto che sia così, far ruotare tutti i giocatori della Rosa in questo periodo secondo me per un allenatore è molto utile, importante vedere se certe cose sono state assimilate. Ma è un giocatore che può crescere ancora molto perché è giovane, un giocatore che ha ottime qualità, grande corsa, grande dinamismo. Zaccheroni predilige questo tipo di giocatore. Va al terzo anno con il Milan. Costa Curta, ecco la palla lunga per Biro. In questo caso travolto. E poi Costa Curta è abilissimo nei lanci, ricordo una finale di Coppa Campione quando lanciò magnificamente in avanti, venendo fuori un gol di Rijkaard, bravissimo Billy con i piedi ed è un ottimo rigorista. Ambrosini, e qui c'è duello Lassisi, UEA e Fuser, controllo. Sono trascorsi 5 primi nel corso della ripresa, siamo sullo 0-0, non si schioda la situazione qui al Giuseppe Meazza di Milano, 12ª edizione della Supercoppa Italiana. Il Milan in questo momento è con un uomo in meno, quindi Zaccheroni ha chiamato Shevchenko sulla linea dei centrocampisti per aspettare il rientro di Helveg. Sì, Paolo. E Maresani invece sta facendo scaldare Vanoli. E questa potrebbe essere
potrebbe teoricamente rilevare anche Sereno. Potrebbe essere Vanoli, nella fase finale della scorsa stagione ha dimostrato di potersi meritare il posto di titolare. Posta corta. Coser, Ortega, la palla che termina ancora a posta corta, quindi lascia scorrere Guglielmo Impietro. E qui lui è bravo. Ad attaccare, eh? Sì, la Sisi, ne supera anche Bogossian, poi Ambrosini. È un altro buon tiratore, così come Albertini, ma c'è lo spazio per cercare Biroff in posizione irregolare. Applaude intanto Maresani il signor Marano. Ci vediamo, guarda qua Francesco, sembrava più netto, è vero, sembrava molto più netto dal... Questo per dire che il compito degli arbitri e dei collaboratori non è molto semplice. Helweg, no. Weah non la caccia. Thuram, palla al piede. Serena, prova a farsi vedere Ortega. Mentre a centrocampo c'è assoluta libertà per Bogossian, l'Assisi accompagna l'azione dalle retrovie. Attacca Livoriano. Dentro per Crespo, posizione regolare. E prova il cross, cercava di vaio Guglielmo Impietro. Gli è riuscito male il cross, ha colpito la palla di interno piede, ma non è riuscito a dare forza a questa palla. Hernan Crespo, 16 gol lo scorso campionato, 40 in 83 partite, una buonissima media per l'argentino. Ortega ancora, Ortega, palla al piede, ma c'è Maldini e poi Serena che prova la conclusione di controbalzo sul fondo. Tentato la soluzione di controbalzo di esterno sinistro, difficilissima, però è importante provarci ogni tanto, anche da fuori è importante provare. Ngoti, Shevchenko, ancora Shevchenko dopo lo scambio con il compagno di squadra, parte l'ucraino, arriva Cannavaro, supera in velocità Serena, non naturalmente giocato. Molto forte fisicamente questo ragazzo, in progressione, palla al piede, sicuramente dotato di tutte le qualità. Intanto è lì a raccogliere il passaggio corto, il corner corto di Albertini, si propone il cross, è andato a cercare l'impatto Biroff, la palla però staziona in aria. Ambrosini, il cross ancora per la testa del tedesco e c'è il gol di Guli, il gol di Guli all'ottavo minuto di gioco. Sì, la soluzione cercata dal Milan è stata la palla rimessa in mezzo da Ambrosini con molta intelligenza, perché ha scavalcato tutta la difesa, dall'altra parte c'era Biro che ha fatto la torre per Guglielmo Impietro. Io direi che l'hai un po' chiamata, no, nel corso della partita questa soluzione. Rivediamo ancora, c'è Ambrosini sull'esterno. In questo caso Ambrosini si preoccupa solo di mettere di mettere la palla alta, cioè perché lì c'è qualcuno che fa qualcosa. C'è qualcuno che fa qualcosa ed è stato Biroff che stacca bene, c'è con la punta del piede Guli che la mette dentro. 1-0. 1-0 e a questo punto vediamo come reagisce il Parma. Adesso dovrebbe essere più bella la partita perché l'equilibrio si è rotto. Dino Baggio esce molto bene Costa Curta, l'anno scorso un grandissimo campionato per Billy Costa Curta, 33 anni. Divaio, Ortega, fischia Borriello, era in fuorigioco Divaio, sì, del collaboratore Farneri. Intanto rivediamo ancora il pallonetto di Ambrosini, mentre con le immagini in diretta sul terreno di gara con Thuram è andato letteralmente a prendere Shevchenko. Parma che si deve chiaramente sbilanciare. Ortega, Maldini, fallo di Maldini, giusto. Minuti di gara sono 10 all'ottavo. Guglielmo Impietro su assist di Oliver Biroff, direi un film già visto, no, rispetto alla scorsa stagione. L'importanza di avere un giocatore con quelle qualità come quelle di Oliver Biroff, una palla messa dentro non è mai una palla persa. E quindi il Milan ha saputo trarre vantaggi notevolissimi. Contestare Biroff, secondo me, è impossibile, perché è un giocatore che anche quando gioca male fa sempre delle cose importanti per sé e per la propria squadra. 20 gol per lui la scorsa stagione,
quando la classifica dei cannonieri, ma vediamo intanto che perde palla Cannavaro, poi arriva Wea, fa partire il cross con il petto, poi Elveg, Buffon, mentre Birov si lamenta con Boriello per un'entrata. Intanto rivediamo ancora da quest'altra angolazione la torre di Birov e l'opportunismo di Guglielmin Pietro in area di rigore. Dicevamo 20 gol di Birov, superato da Marzio Amoroso. Marzio l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, giocatore di grandissimo talento. 60 miliardi versati dal Parma. Credo l'investimento più giusto, sicuramente un investimento giusto, perché è un giocatore ancora molto giovane che può fare grandi cose. Era giusto che approdasse in una grande squadra. Birov, il tocco di Serena, mentre adesso sta, credo, Paolo, per entrare Vanoli. Sì, è il momento di Vanoli. La rimessa laterale al posto di Serena, quindi esce Michele Serena, dentro Paolo Vanoli, il Parma con Crespo ed Ortega. Guglielmin Pietro, l'Assisi, Fuser, scatta Di Vaio, nella morsa Gotti, Costa Curta, la presa di Sebastiano Rossi. Intanto l'inquadratura con Malesani al fianco di Vanoli. Wea, la cucchiaiata su Shevchenko che gli restituisce il pallone, scatta ancora Shevchenko, è un bel duello con Thuram. Guidolin, di forza, di tenacia, di muscoli e di classe per entrambi. Shevchenko, Wea in area, ancora Wea, Wea non demorde il liberiano, si butta a terra, poi Cannavaro da dominatore. Riparte il Parma, Ortega, Guglielmin Pietro, Dino Baggio, Bogossian, si è accesa anche sul piano agonistico, Guidolin, la partita. Sicuramente sì, il Parma non vuole perdere, non ci sta, il Milan in questo momento ha entusiasmo perché è da poco passato in vantaggio e quindi la partita cresce. Ambrosini arpiona il pallone strappandolo letteralmente a Bogossian. Helveg, spazi adesso per Shevchenko per partire nella posizione che predilige, in area il sinistro sul fondo. Buona la soluzione, c'è stata la sovrapposizione di Helveg, Shevchenko ha tagliato dentro portando palla, ha liberato il sinistro, non ha calciato benissimo, ma buono la soluzione tattica e anche lì la soluzione tecnica. Adesso il cambio, fuori Michele Serena, dentro Paolo Vanoli. Cosa cambia secondo te sul piano della qualità e della quantità questa sostituzione? Forse maggiore spinta sulla fascia da parte di Vanoli, anche se Serena sicuramente si è disimpegnato bene. Vanoli è un sinistro naturale che può mettere dei palloni importanti se riesce ad andare sul fondo o anche se non ci arriva proprio sul fondo per gli attaccanti. Guglielmin Pietro, Wea, sta crescendo il Milan sulle ali anche del vantaggio. Chiude intanto Vanoli, la palla era diretta proprio a Shevchenko. Crespo di prima su Ortega e lo rimonta Helveg, la palla in gioco e poi fallo laterale. Ortega, Dino Baggio può anche cercare la soluzione da fuori ed è così raso terra rosso. Non molto forte il tiro. Sì, Paolo. E in qualche modo forse Zaccheroni vuole la contromossa perché fa scaldare adesso Giunti, un centro, un ex giocatore del Parma tra gli altri, Thuram, Bogossian, Fuser. Si stacca dalla marcatura di Maldini, Di Vaio, ancora Bogossian, Cannavaro, Vanoli, Ortega, Fuser, Crespo, molto veloce, ma attenzione al contropiede milanista, 3 contro 3, Wea, e viene rimontato da Dino Baggio, mantiene il possesso della palla Shevchenko dentro, fermato da Vanoli. Ha temporeggiato Wea perché non c'era la soluzione per gli altri due attaccanti e ha fatto in tempo a rientrare un centrocampista del Parma. Adesso la partita è anche un po' più bella perché le squadre spesso si spezzano, quindi c'è meno tatticismo e più dinamismo. Di Vaio colto in posizione di fuorigioco, vedete
sulla sinistra del vostro teleschermo, Giunti e Ibrahim Ba. Siamo al 15°, abbiamo superato da poco il primo quarto d'ora della ripresa. Guli, l'autore del gol che sta dando il parziale successo al Milan. Ambrosini, Albertini, Helbeck, Wea, ancora per Helbeck, si apposta a centro area Birov. Albertini, un'occhiata, parte il cross per Birov, l'abbiamo chiamata, sì. Era prevedibile, è una palla che il Milan usa spessissimo perché sa che Oliver in queste situazioni spesso supera il proprio controllore. Ortega, Parma che naturalmente invece gioca costantemente con la palla a terra, ci prova di più perché ha giocatori più adatti a giocare in velocità. Che stacco? Stacco doppio, due tempi, stacco e palla colpita con grande precisione, non tanta forza, ma Vanoli, maestro. Vanoli, destro, non passa, costa curva. Wea non prende in controtempo Thuram. La Sisi, il colpo di tacco, una finezza del giovane ivoriano. Bogosian avvolge, prova ad avvolgere il Parma e il Milan, ma quando perde palla in queste situazioni diventa pericoloso soprattutto per gli scatti di Shevchenko. Buffon controlla. Zaccheroni sembra quasi ridere sotto i baffi che non ha. E adesso il Milan può sfruttare la velocità dei due attaccanti esterni, di Wea e di Shevchenko, perché avrà più spazio. Parma, nel tentativo di pareggiare, lascerà spesso la propria metà campo un po' più libera. Vanoli, Ortega, fermato da Albertini che prova il capovolgimento immediato. Buffon, molto abile anche con i piedi, Gigi Buffon. Dino Baggio, Cannavaro, cercava Di Vaio, Wea, arriva ancora Di Vaio, guadagna una rimessa laterale. Cannavaro, Parma che l'abbiamo ribadito, ma talvolta lo possiamo, si può anche ricordare, è arrivato in finale due volte ma non ce l'ha mai fatta, ha solo sfiorata la Supercoppa di Lega. Dino Baggio, scatta Fuser, ottima combinazione, parte il cross, si era alzata la bandierina del signor Farneri per segnalare la posizione di fuorigioco di Crespo, non è tanto convinto Malesani. Riguardiamo Francesco. Fuorigioco, però la combinazione prima fra i due centrocampisti del Parma, poi la palla messa dentro di ottima fattura. Maldini, Birov in fuorigioco, anche Maldini ha provato la soluzione Biro, Bogosian, Dino Baggio, Cannavaro, Ortega si è smarcato ma non l'ha visto Cannavaro, forse era troppo distante, ancora Cannavaro, Fanoli, Di Vaio, consegna la palla a Wea, Albertini, Ambrosini, Birov la controlla, guarda Shevchenko ma vicinissimo a lui c'è Wea, prova il liberiano a cercare l'ucraino, stacca invece l'Assisi e tocca per Fuser. Fuser è instancabile nella sua velocità, un grande giocatore, grande dinamismo anche per Fuser e ottime qualità tecniche. Crespo costa curta, l'unico varco consente all'argentino di dare poi la palla a Maldini. Guglielmi Pietro, altro nazionale argentino, sembrava dovesse esordire ufficialmente anche Serginho, il brasiliano acquistato dal San Paolo. Dal Milan è in panchina, vedremo. Intanto Ambrosini fermato, calcio di punizione, nuovamente il Parma in possesso palla. Vanoli, Vanoli, Helbeck, ottimo il traversone,
Crespo, implacabile, Rossi fermo, non poteva fare null'altro. Un grande cross di Vanoli, avevamo detto prima, questo giocatore che ha nel piede sinistro il suo piede migliore, ha messo una palla a girare molto tesa, molto bella, si è inserito molto bene Crespo, che da lì sbaglia qualche volta. Quello è un rigore, Francesco. Ha fatto molto bene il movimento Crespo a passare davanti a Maldini. Poi vai Paolo. Sì, Zaccheroni ha deciso la sostituzione, Giunti entra al posto di Weah. Tatticamente cosa cambia Guidolin? L'uomo dietro le due punte? Probabilmente sì, adesso vedremo la sistemazione di Giunti, potrebbe essere anche un 3-5-2 o un 3-4-1-2. Esce Georges Weah e al suo posto entra Giunti, proprio un minuto dopo il pareggio del Parma con Hernan Crespo. Ecco Federico Giunti, fa il suo ingresso in campo, staremo a vedere adesso che cosa cambia, è andato a dire qualcosa ad Albertini. Giunti, primo pallone toccato, Guglielmi in Pietro. L'Assisi. Vanoli, palla veloce, prova poi il lungo assist per Di Vaio, rimontato da Bruno Ngoti. 21esimo, letteralmente esplosa, mentre rivediamo ancora il tuffo di Crespo, la panchina di Malesani al gol del centravanti argentino. Grande gol. Mentre nel Milan si vede che adesso Birov e Shevchenko giocano più vicini e Giunti dovrebbe fungere da centrocampista avanzato. Di Vaio, palla sul sinistro e viene portato poi all'esterno. E ha cercato intelligentemente il tocco per Vanoli. Cannavaro manca, ma c'è lo sbandieramento del signor Marano che non convince Oliver Birov, mentre continuiamo a rivedere da quest'altra angolazione il tuffo di Hernan Crespo per il gol dell'1-1, quindi tutto in perfetta parità. Cannavaro, posta curta in anticipo su Di Vaio, quindi la lungo lancio di Giunti a cercare Shevchenko. In questo caso è stato bravo l'assisi a lasciare andare Shevchenko, però si era fermato Turan e probabilmente è fuori gioco, ma non di molto. Shevchenko torna un po' al modulo che gli è un po' più familiare, no? Quando giocava vicino a Rebrov nella, sì, Dinamo di Kiev. Sì, giocavano così. In questo caso però gioca con un attaccante centrale come Birov, mentre Rebrov è un altro attaccante molto veloce e molto agile. Altro fuorigioco, si riparte Albertini, 24esimo, 1-1 fra Milan e Parma San Siro. Giunti, Helbeck, muro del Parma, Albertini cercare Birov, contatto con Turam, lascia correre Borriello. Oliver Birov, preziosissimo in occasione del gol di Guglielmi Pietro, il 31enne attaccante di Karlsruhe. Ngoti, Ambrosini insiste, va dentro, poi cerca il fallo e lo trova il fallo. In quel momento aveva la strada chiusa, non riusciva neanche a incrociare la palla sul secondo palo e ha sentito il contrasto. Da quella posizione Albertini con... non ci sono sinistri. Ecco, no, infatti. E vediamo che Birov si avvicina a Giunti, che potrebbe anche calciare. Vediamo che soluzione adotterà il Milan. Può calciare Giunti da lì naturalmente, movimento, anche se è un destro, ma può calciare. Movimento di Birov, non lo molla Turam, è deviazione, calcio d'angolo, deviazione sempre pericolose, no? Possono sempre creare dei problemi ai portieri. Albertini, c'è anche Maldini in attacco, naturalmente sorvegliato speciale Oliver Birov, su di lui monta una strettissima guardia Turam.
parte Albertini e finisce a terra Birov. Giunti, palla sul sinistro, contro traversone, Birov, Buffon, miracolo, una parata incredibile di Buffon. Grande parata di Buffon su questa palla incrociata di Giunti, che ha pescato Birov libero dall'altra parte. Di solito è gol, ma questa volta Oliver si è trovato Buffon di fronte. Riguardiamo, convintissimo di far gol, credo, Birov. Buffon, riflessi, implacabile posizione. Sì, Paolo. E forse proprio per paura di Birov, adesso Malesani ha fatto scaldare Torrisi. Torrisi che in sostanza, Francesco, non solo nell'organico sostituisce Nestor Sensini. Sì, anche se è un giocatore che può fare tutti e tre i ruoli della difesa del Parma. Probabilmente ha qualche problema la Sissi. Sì, infatti zoppica vistosamente Livoriano che chiede il cambio e Thuram invita Buffon a mettere la palla in fallo laterale. Non lo sente Buffon, adesso la palla va fuori e quindi può operare la sostituzione, la seconda nelle file dei gialloblu. Coriello se ne accorge, Saliu, Lassisi e dentro Torrisi. Ecco che il giovane ivoriano, il 21enne ivoriano, abbandona zoppicante il terreno di gioco. Dentro Stefano Torrisi. Adesso potrebbe sistemarsi centrale Torrisi, a destra Turan e Cannavaro al solito posto. Credo che sarà così, eh. Intanto angolo per il Parma. Lassisi che era stato in forse per piccoli problemi di carattere muscolare alla vigilia, ha recuperato perfettamente. Adesso comunque è uscito, una botta. Calcio d'angolo, Fuser, i lunghi del Parma. Parte il cross, esce Rossi, quindi Shevchenko. Poi ancora Fuser, palla dentro, Maldini chiude. Ottimo Fuser e ottima la scivolata di Maldini, perché c'erano due giocatori del Parma in agguato. E siamo quasi alla mezz'ora. Parma che ha recuperato con Crespo al 20esimo. Solito movimento in area di rigore, questa volta del Milan. Stacca Guglielmin Pietro, Thuram saltato dal rimbalzo. E poi Cannavaro mette giù Shevchenko, si può proseguire fra le proteste dei giocatori del Milan. Ancora il Parma, Fuser, Ortega sull'esterno, parte il traversone, esce Rossi e blocca. Ha considerato l'arbitro intervento di spalla, quindi ha fatto proseguire. Squadre molto allungate, Torrisi blocca il suo primo pallone. Giocatore di grandissima esperienza, Torrisi. Tanto Vanoli ha commesso fallo Ngoti su Di Vaio trattenendolo per la maglia. Stava scappando Di Vaio, probabilmente la palla di Vanoli era un po' troppo lunga, ma aveva fatto un buon movimento Di Vaio. Infatti Costacurta è andato a rimproverare Borriello per la decisione che ha assunto. Nessun giocatore ammonito comunque fino adesso. Partita corretta. Vanoli. Va ancora per Crespo, cercava il replay ma posizioni nettamente differenti. Molto, e palla meno veloce, lui era girato di schiena praticamente rispetto alla porta, quindi impossibile far gol da lì. E credo che sia arrivato il turno di Ibrahim Ba. Movimenti, vedo Paolo nei pressi della panchina rossonera. Il rilancio di Rossi. Esce Elveg e quindi dentro Ba. Fuser insiste nella sua azione, lo contrasta fallosamente Ambrosini e Borriello anche questa volta soprassiede. Tiratina d'orecchi per Ambrosini, giocatore bravissimo ma dal temperamento talvolta eccessivo. Temperamento a qualche volta un pochino eccessivo, ma d'altra parte il suo ruolo richiede anche un po' di questo, perché è un recuperatore di palla. Crespo non riesce a trattenere sul terreno di gara il pallone. È diminuito anche l'entusiasmo sugli spalti da parte dei tifosi del Milan. Sì, avevano assaporato magari
il gusto del vantaggio e forse la possibilità di vincere questo trofeo, questa competizione, ma il Parma ha saputo reagire, la partita è ancora viva. Fuser in grande condizione, Fuser. Sì, direi che continua il suo palleggio, poi il traversone, Costa Curta, Maldini, la vecchia guardia del Milan. Birov smorza su Ambrosini, si trova a contatto con Fuser, insiste, lascia correre Boriello che ha adottato comunque un metro uguale per tutte e due le squadre, o no? Sì, lascia giocare, lascia anche che i contrasti siano piuttosto duri, perché si accorge che non c'è molta lealtà in campo. Shevchenko che ha abbracciato letteralmente Fabio Cannavaro, fallo commesso dal giocatore ucraino, lo rivediamo. Anche se è stato bravo Cannavaro a stringere la coscia sinistra di Shevchenko, fuori intanto Helveg e dentro con il numero 13 Ibrahim Ba. Si era parlato di una sua cessione al Middlesbrough, non se ne è fatto più nulla, ma può essere considerato comunque tra coloro che sono sospesi nella formazione di Zaccaro. Ma spesso le squadre che giocano questo tipo di calcio con i tre difensori e i due esterni si trovano nella condizione di cambiare gli esterni anche durante la gara, perché prima di tutto è un ruolo molto dispendioso e poi a seconda delle situazioni può servire un giocatore di maggiore dinamismo, di maggiore spinta, un giocatore più capace di difendere. Intanto Albertini al tiro, deviazione di Dino Baggio che si è trovato sulla traiettoria ed è ancora angolo a favore del Milan. 33 minuti quasi, 1-1 a San Siro. Calcio Albertini, solito movimento di Birov che adesso è anticipato da Buffon in uscita. Buffon in grande forma, Francesco. Buffon è un grande portiere, io credo di non averlo mai visto fuori forma da quando ha cominciato a giocare. 102 presenze in Serie A, ha compiuto i 21 anni a 2020. Questa la dice lunga sulle sue capacità e sul suo futuro anche. La puntata di Buffon, poi in fuorigioco di Vaio. Di Vaio, non so se sei d'accordo con me, un po' in ombra. Non è facile entrare nei meccanismi collaudati di una squadra come il Parma, e non è facile neanche giocare contro il Milan che i meccanismi collaudati li ha. Si è dato molto da fare, ha corso molto, ha bisogno anche lui di ambientarsi in questa nuova dimensione. Maldini ruba palla Ortega, Crespo, Ortega scatta Di Vaio, palla dentro, niente da fare. Ancora la scelta degli attaccanti del Parma, soprattutto Di Vaio, sono più abili in questo tipo di soluzioni, ma in questo caso era troppo lunga. Intanto sbaglia l'appoggio Ba e sbaglia l'appoggio anche di Dino Baggio, forse la stanchezza. Intanto il pallonetto di Birov che ha visto Buffon un po' fuori dai pali. Guarda l'espressione di Zaccheroni, quasi stupito dalla giocata di... Ma probabilmente sperava che facesse giocare un centrocampista perché si era inserito bene giunti e potevano andare in superiorità numerica. Fuser, Di Vaio, sponda che riesce, ancora Fuser che sta correndo a più non posso, Costa Curta, Rossi, il piattone che però va a servire Ortega. Dentro Ortega con la sua velocità e si guadagna un calcio di punizione. Non molto d'accordo i giocatori del Milan. Perché probabilmente Giunti, mi sembra, ritiene di essere intervenuto sul pallone e probabilmente l'ha toccato il pallone prima di toccare le gambe di Ortega. Soluzione sui calci da fermo, il Parma ne ha diverse, vediamo. Adesso c'è anche Vanoli che sì, può calciare dopo un tocco corto di sinistro molto forte. Intanto Rossi sta sistemando la barriera abbastanza folta. Ortega, palla Vanoli, palla che comunque viaggia veloce sì, ma lontano dai pali di Rossi. Si è colpito di esterno e la palla si è allargata. Eccolo qua. 35esimo, 1-1, ricordiamo, in caso di parità si va ai calci di rigore. Fuser, Guglielmin Pietro ruba palla, chiede aiuto a Giunti che è l'uomo fresco del Milan.
Può partire il traversone per Birov, largo, cerca l'assist centrale, non è finita, va Giunti, Albertini, palla dentro, Thuram svetta su Shevchenko, riparte Maldini, la finta, il destro, la deviazione del calcio d'angolo. Maldini che è un destro naturale. Eh sì, ma giocando per molti anni nella fascia sinistra ha imparato a calciare di sinistro talmente bene che si può parlare di un giocatore ambidestro. Albertini, spietata la marcatura, Thuram su Birov, prende tempo poi Ambrosini e il rimbalzo non è favorevole per... qui ha dovuto colpire Ambrosini velocemente mentre la palla si stava ancora alzando, non ha potuto chiudere e quindi... Rivediamo ancora, ecco Ambrosini e la palla che si impegna, affiora chiaramente la stanchezza. E beh, è normale che sia così, i giocatori, dicevamo prima, sono quasi pronti ma non possono avere i 90 minuti sulle gambe. Guglielmin Pietro, Torrisi, Vanoli, arriva Albertini che si fa strada anche con i gomiti, poi viene attaccato da Di Vaio che chiede prontamente scusa. L'accavallamento di gambe di Malesani, abbastanza, usiamo questo termine, abbastanza tranquillo. Ingotti scivola ma riesce lo stesso a calciare, ancora Thuram su Birov, Guglielmin Pietro, parte il traversone, Birov svetta Torrisi, quindi Vanoli attaccato da Giunti, alle spalle da Birov, pallone, Birov si arrabbia. Qui non sono d'accordo con l'interpretazione del collaboratore del signor Borriello, perché mi sembra che i giocatori del Milan abbiano tentato un raddoppio corretto. Avete visto, qui siamo nella fase... Sì, lì aveva già fischiato. Vanoli, servito da Buffon. Lancio centrale, Ortega di testa per Di Vaio. Colpo di tacco, l'immediato rilancio, Crespo, la torre, arriva Torrisi. Fuser, scatta Bogossian, servito con un colpo di tacco. Palla ancora pericolosa in area, Maldini, il rilancio su Guglielmin Pietro che prova la velocità, lo insegue Fuser, instancabile, poi in campo finisce un pallone che nulla ha a che vedere con la partita. Molto bene sia Guglielmin Pietro che Fuser sulla fascia destra e sinistra di Parma e Milan. Mentre adesso Shevchenko viene messo giù, aumentano anche i falli, di solito anche sintomo proprio comunque di stanchezza, no? Che affiora. Rivediamo, tanto Thuram che trattiene per i calzoncini, Andriy Shevchenko, Giunti, Albertini, va, palla che filtra, poi Vanoli, Dino Baggio, Cannavaro, c'è Costa Curta nel cerchio del centrocampo ma tocca direttamente su Ortega, 3 contro 3, superato Ortega e c'è il cartellino giallo per Costa Curta che sì, non fallo, poteva fare altrimenti. Fallo netto e volontario a bloccare la penetrazione di Ortega. Abbiamo visto 3 contro 3 come Costa Curta è stato saltato, esperienza del giocatore. Fuser va a chiudere su di lui Guglielmin Pietro. Sì Paolo. Malesani sta facendo scaldare adesso bene arrivo. Il discorso che faceva Guidolin prima. Eh sì, probabilmente sulle fasce anche il Parma spende molto perché ha giocatori che devono occuparsi sia della fase offensiva che della fase difensiva. E allora soprattutto in questo periodo ma anche durante il campionato è utile cambiare. Vanoli tocca Ba, la rimessa laterale del Parma e lo stesso Malesani che ferma Di Vaio per permettere il cambio, esce Diego Fuser che ha speso tantissimo. Io credo che
questa sostituzione sia più per consentire a Fuser di recuperare in vista dell'impegno di mercoledì, perché ha giocato molto bene, ha speso tantissimo risparmiandogli questi 10 minuti finali, probabilmente lo avrà fresco per mercoledì. Parma e Milan che non hanno a disposizione i loro nazionali croati, cioè Boban e Stanic. Rossi, 41esimo, ci avviamo ai calci di rigore. Bruno Engotti. Un precedente Milan-Parma del 92, vinse il Milan 2-1 qui a San Siro. Intanto la rimessa laterale battuta da Birov, che riceve palla da Giunti. Ambrosini chiama in causa Maldini. Birov tocca forse con la mano, si sì, prosegue probabilmente sì. Va la finta su Vanoli che non ha bocca, ancora va, cerca lo spazio per il cross, Thuram imbattibile, però anche il francese, calcio d'angolo, ottimo cross di Ba, in questo caso Birov non è riuscito a passare davanti a Thuram, non è facile. Albertini dalla bandierina. Parte il traversone, dentro! Ambrosini, ancora una volta la possibilità per il Milan, rivediamo da dietro Ambrosini, Buffon non si fa sorprendere. Ci riprova Albertini, ancora caccia del colpo di testa, Dino Baggio, Maldini in recupero su Di Vaio, applausi. Le due squadre veramente onorano fino alla fine questa Supercoppa, 12esima edizione. Insiste il Milan, arriva anche Giunti, quindi Vanoli, Bogosian, Cincischia, Cannavaro. Qui Cannavaro voleva mettere fuori la palla perché, ma invece Giunti si rialza. Attacca ancora Cannavaro con il petto, siamo al 43esimo, Crespo 1-1, Di Vaio velocissimo, ben arrivo sulla destra, Di Vaio soluzione di forza, deviata, palla in tuffo, Rossi. Sì, poteva anche servire sulla velocità ben arrivo, che avrebbe potuto andare al cross, invece ha scelto di calciare da fuori. Ortega, fischia Borriello, ha colpito con la mano l'argentino. Giunti, Birov, Ambrosini, qualche istante fa per lui la palla del possibile 2-1, respinta da Buffon, Guglielmin Pietro, Thuram, ben arrivo, forse ancora un colpo di mano, Di Vaio, Maldini implacabile, anche Maldini grande partita. In grande condizione anche Paolo Maldini. Zaccheroni in piedi, Marco Di Vaio, cresciuto nel vivaio della Lazio, poi ha trovato la sua prima consacrazione a Salerno e adesso la grande piazza di Parma, la platea di Parma. Di Vaio, Ortega, ferma Albertini, Giunti a cercare Birov, largo sulla destra, aggancia il pallone il tedesco, lo mette giù, cerca Shevchenko, Thuram non si fa sorprendere. Ha messo una buona palla, Birov l'ha controllata molto bene, ma Shevchenko ha scelto di allargarsi e non poteva arrivare di là il cross di Birov. 45esimo, finì 1-1 Milan-Sampdoria nel 94 e poi vinse il Milan 4-3 ai calci di Marco, rigore. Paolo, a te. 3 minuti di recupero. Ambrosini. Giunti a cercare ancora Birov, palla profonda. 3 minuti di recupero come ci ha segnalato Paolo Paganini. Malesani molto inquieto, che succede dalle parti della panchina del Parma, Paolo? Ma Malesani alterna appunto queste camminate lungo la panchina, poi si consulta un po' con Serena, un po'
con l'Assisi e poi ritorna a sedersi, mentre adesso è in piedi Zaccheroni, sguardo tiratissimo. Costa curta, Ambrosini, e sta insistendo soprattutto il Milan alla ricerca del successo. Dentro Ambrosini, lo ferma ancora una volta Turan. Non è fallo, Turan non ha commesso fallo, Ambrosini doveva liberarsi prima della palla per scegliere di triangolare con Shevchenko, invece ha provato una penetrazione di forza, ma Turan non ha commesso fallo. Bogosian, posizione regolare per Benarrivo, va a chiudere su di lui Paolo Maldini, il tocco per Sebastiano Rossi. Sebastiano Rossi che incertezza spedisce fuori. Magari doveva colpire subito, ma ha dovuto controllare la palla, poi Benarrivo gli ha chiuso un po' le possibilità di andare a su Maldini e quindi si è rifugiato in fallo laterale. Se ne incarica Benarrivo, si smarca Ortega, arriva anche Bogosian, i due piccoli del Parma. Ortega in area, tunnel, il cross, ha fatto una gran cosa l'argentino e guadagna il calcio d'angolo. Grande giocata di questo giocatore che sta dimostrando di avere anche tenuta, perché ha giocato per 90 minuti sempre ad ottimo ritmo, ha corso, ha combattuto, è rientrato. È un ruolo di grande sacrificio anche quello del trequartista nel modulo di Malesani. Lo stesso Ortega che batte l'angolo, palla lunga a cercare Crespo, esce ancora Rossi e la palla finisce in gol. Il gol di Alain Bogosian al 47esimo minuto e Malesani come un bambino scatta ad abbracciare, con la bottiglia in bocca, abbracciare i suoi giocatori. Francesco, grande gol, gol importante più che grande gol. Bogosian, un giocatore che di testa sa farsi valere, ha fatto tanti gol in Serie A. E qui è riuscito a saltare sopra al difensore del Milan e a toccare la palla quel tanto che basta per evitare poi l'uscita di Rossi e mettere la palla dentro. Ti senti di dire che, cioè, assolveresti, chiaramente Rossi era l'ultimo giocatore del Milan, assolveresti il portiere in questa situazione? Non è facile decidere in un attimo quello che si deve fare. È stato così veloce la soluzione della giocata di testa del giocatore del Parma prima di Bogosian che Rossi non ha avuto il tempo di intervenire. E finisce qui, il Parma batte il Milan 2-1 e conquista per la prima volta nella sua storia la Supercoppa italiana. Rivediamo ancora Alain Bogosian, un altro giocatore in grado soprattutto di risolvere negli ultimi metri con questi colpi di testa le partite. Dà un grande dispiacere al Milan che nel giro di qualche giorno perde contro la Juventus in casa e perde contro il Parma. Paolo con Zaccheroni, Paolo Paganini. Sì, Zaccheroni, un secondo tempo in cui il Milan ha sfiorato per due volte il gol, poi nel calcio così l'azione di Bogosian è il gol del Parma. È una regola che nel calcio spesso succede, spesso si evidenzia. Quando sbagli poi dopo vieni castigato. Comunque, nella singola partita purtroppo questi episodi vanno a contare. Fortunatamente nell'arco del campionato no, però in una singola partita, una partita secca, succede. Io credo che noi abbiamo fatto bene, molto, per non dire benissimo, la prima mezz'ora. Poi siamo calati di intensità e l'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci hanno dominati loro. Poi abbiamo ripreso a macinare il gioco noi, e dopo un episodio sull'unica occasione sono stati un pochino leggeri. Addio Coppa. In bocca al lupo comunque, grazie Zaccheroni. Marco, io cerco di avvicinarmi. Sì, guarda, abbiamo pochissimi secondi, dobbiamo quasi chiudere. Allora, stiamo rivedendo i gol che hanno deciso questa partita. Una battuta secca con Malesani, l'abbiamo visto correre con la bottiglia in bocca. sì. Abbiamo la doccia di Cannavaro. No, perché se lo meritavano, l'ho detto, questa è una grande squadra, basta aver fiducia. Io, questo è un messaggio che mandiamo alla nostra città, che ci deve star vicini mercoledì. Grazie Malesani, a te la linea Marco. Grazie Paolo, abbiamo il tempo per ringraziare Francesco Guidolin, abbiamo rivisto il gol di Bogosian, vince il Parma sul Milan per 2-1.